Ciao a tutti ragazzi, ragazzi, e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e oggi ho comprato una casa maledetta. E sono qui per guardarla e visitarla con loro, Paolo ed Abby. Le cartine tornasole della frase che hai appena detto. No, ma infatti volevo farti una domanda sulla frase che hai appena detto. Ma è davvero maledetta? Qua ti volevo, cara mia. No, ma scusami, è 2 ore che ti chiedo. ma veramente o mi stai prendendo? Allora, il dubbio c'è. E adesso c'è, esordisce, è maledetta. È stato vago. Quindi... sai perché sono vago? Perché quello che mi è stato detto raccontato, io voglio vedere se poi abbiamo riscontro con i vostri strumentopoli, applicazioni. Allora, se gli ingegneri li facciamo lavorare o no? Ma se sì. lo è. Cioè, tu sei più contento o meno contento? Ma tu non puoi capire quanto sono contento se viene fuori qualcosa, sì, perché tu dici ci campi altri 2 anni. E porca vacca, ma puoi capire che con una casa là che avevo già, ci ho campato su per 7 anni. Con una nuova, altri 7. Ma si vola. Altri 7 di gran successo. Tu l'hai già comprata. La casa che mi ha comprato era malapena, penso, la cantina di questa Senti, casa. Senti, io non faccio come grandezza. Qua c'era del budget, posso dirti? Qua c'era del budget. Qua magari scappa pure l'affarone. Sì, ma la devi ristrutturare, perché io non penso che tu passi la notte lì dentro. No. Posso dirti la verità? Non l'ho neanche mai guardata del tutto dentro. Io ho aperto una volta il portone, ho visto 2 foto. Giro completo non l'ho mai fatto. Ti darà una sensazione stranissima. Okay. Perché è stata lasciata così la casa. Ho aspettato questo momento per entrare per la prima volta con voi per i 2 milioni e per avere i miei amici Ghost Hunters. Posso dirtelo? Guarda, credetemi, che roba. Raga, stranissimo. Posso farti vedere la cosa che mi ha fatto dire ok, io non guardo altro. Calendario febbraio del 2001, raga. Ragazzi, qua siamo proprio tanti. Febbraio del 2001. Quindi minimo è 20 anni che è qua questa casa. 20 anni ferma. E credetemi, è lasciata ferma. Guarda che angoscia sto televisore per il rituale. Fuori. Ho comprato. Ma che cosa ci fisso dentro, Shanta? Ma stavo guardando proprio quella, ma senza la testa. Senza la testa. Qua non so cosa Gian... fosse, perché c'è di tutto in giro. Cos'era? Sì, un pacco. Chiudi un po' la porta, chiudi che la fa porta, corrente. Io sto male. Io sono sotto shock. Raga. No, vai a vedere Paolo. No! Ma tu sei fuori di testa. Ma cosa cacchio hai fatto, Gian? Gian, tu sei fuori di ormai testa. Ma è mia, raga, io me l'ho comprata questa. Ma era tipo un affare, cosa potevo fare? No, ma, ragazzi, Gian, scusa, posso farti una domanda? Sono senza parole. No. Sembra la scena di un delitto. Sì. In fretta e furia. Hai presente tipo quando la scientifica fa le foto, tipo la stanza dove Marilyn Monroe? Fuori. Uguale, raga. Non è che è scappato. Che cazzo c'è? Che c'è? No, no, io ho chiuso, raga, la porta. Che cazzo c'è? No, si è aperta la porta. Sì, si è aperta la porta. Il vento, no? Però io l'ho chiusa bene. Aspetta, se si apre la porta per il vento vuol dire che c'è corrente, vuol dire che c'è qualcos'altro aperto. Sì. Ma sono scappati in fretta e furia? Esatto. Dovrebbero essere più di 200 metri. Oddio! Oh! Cioè. E si è aperta proprio tanto. Proprio tanto. No, raga, vabbè. Raga, non c'è vento. Guardate i miei capelli. No. Non c'è vento. Gian, non c'era il vento a sto giro. Eravamo noi no, proprio... perché non si apre. Cioè, capisci, se ci fosse vento farebbe il movimento. No, ma poi arriverebbe la folata di vento in faccia a noi, Sì, stavo dicendo che sono più di 200 metri quadri e io non ho la garanzia di niente, cioè è così com'è. Non si vede. Questa roba è horror, ma proprio... Ma raga, hanno lasciato tu continuare. Gliel'ho chiesto apposta, ho detto ma scusa, ma sono andati via in fretta e furia? I proprietari o chi ci abitava okay. hanno lasciato la casa così come era, non sa nessuno dei vicini di casa che fine effettiva abbiano fatto. Sanno che un giorno c'erano e il giorno dopo non c'erano più.
lo stomaco. Ah, ok. Quindi ora vi chiederete: perché avrebbero dovuto abbandonare così di fretta e furia una casa? Si vede subito, però, sta roba. Raga, ci sono i mozziconi di sigarette. Sì, l'ho detto. C'è tutto, raga, c'è tutto. Quello che c'era in casa è qua fermo. Cioè, io non mi sorprenderei se dentro il frigo c'è del cibo. Ma tu questa cosa la sapevi? Ci sono lattine. Che c'era tutto com'era? Sì, mi è stato detto. La casa è stata lasciata come era al tempo. Tu hai detto perfetto, la voglio proprio perché... Il curatore che me l'ha venduta, lui mi ha detto te la prendi così com'è. E si vede. Sì, sì. Madonna santa. Cosa? Giramento di testa? Fortissimo. Ma proprio fortissimo. Qua? Sì. Mi hai preso proprio energia. Oh. Adesso carta. Tutto anche negli armadi. Tu quindi non hai mai visto niente qua anche? Eh no, qua adesso io non so più niente. C'è tutto anche negli armadi. Davvero? Tutto. Anche qua. Occhiali. Non c'è nemmeno il tempo per prendere gli occhiali. Hai capito? È quello che mi fa strano. Padrone. Cosa è successo quella notte? Ma voi che sensazione avete? Così su due piedi. Sai cosa mi ricordo, Paul? Non essere benvenuti. Mi ricordo anch'io. Un po' la casa del pozzo, Paul. Noi tre che ci siamo stati. Mi sembra una casa... Che nasconde qualcosa. Sono tre piani di casa. Tre piani? È gigante. Porca miseria. C'è qualcuno? Oh mio Dio. No, io sto male, non ho parole, te lo giuro. Ma secondo voi troviamo qualcosa che abbia valore che lo posso rivendere? Magari si è salta fuori che troviamo un assegno. Ma incassato. Ma poi quell'armadio pieno zeppo di medicine. Abbandonare. Non ci vogliono. Non ci vogliono. Non ci vogliono. Non ci vogliono. Esatto. Ma chi sono? Tutti quanti vicini che ho provato a chiedere informazioni qua attorno. Perché voglio sapere comunque qualcosa. Non mi costa niente suonare il campanello. Mi hanno detto che erano moglie e marito. Ok. E rimasti e basta. E dicevano che c'era tipo una nipote che ogni tanto tornava. Avevano cominciato a lamentarsi di sentire continuamente rumori provenire dall'esterno. Cioè andavano dagli altri vicini a lamentarsi. Basta fare confusione, basta urlare, basta fare... E immagino che non fossero loro. Non sentivamo niente. O almeno quello che si ricordano. Perché tanti tipo dicono, io ho sentito dire, poi sai. C'era qualcuno malato qui dentro? Questo non lo so. Non ho un'idea. Ma io vorrei sapere da cosa sono... Che c'è? Togli, ti prego. Prova ad andare in quella stanza. Cioè, dimmi che scena horror può essere raga, quella sto cosa. Male. Porca no, vacca. Mi ribalto, eh. Cioè, hai capito? Ma siamo fuori. Siamo matti. Questa pesa, sì. Questa pesa. Scusa, ma perché una culla? Se loro erano anziani, cioè letteralmente le avete viste le foto giù. Sì. Molto, molto anziani. Che te ne fai di una culla? Non lo so. Guarda che questo magari qua mi apre tutte quante degli robe. Ospiti. Con la culla Debbie. Io non credo che queste persone che se ne sono andate di qui fossero loro il problema. Penso che il problema fosse proprio questa casa qua. E quello che c'è qua dentro. Ah, dentro questa casa? Sì. Cioè, se tu fossi la persona che vive qua dentro e stai facendo qualcosa di strano, comunque te ne vai, ma non lasci qua la tua roba. Qua sembra che te ne sei andato perché avevi paura. Capito? Hai abbandonato. Infatti! Infatti! Boh, Debbie, tu stai parlando. Tu stai parlando letteralmente con loro? Sì. Beh, forse hai azzeccato la teoria, giusto? Numeri di telefono? Elenchi di nomi? Sì, ma sembra tipo una roba ripetuta un miliardo di volte. Bravo, come un penso. Mani per terra. Mani per terra. Sì. Porca di quella vacca. E stavo guardando proprio quello. Mani per terra, credo, raga. Non ci credo. Mani per stavo terra. Stavo proprio guardando quello. Raga, quella è una mano. Una mano per terra, posso dirti? Fresca. Sì, perché sono semplice. Posso farti vedere? Quest'anche qua ci sono. Cioè, è proprio così. Ma è piccola anche sta mano.
No. Forse è piccola. Guarda che piccolina. È più piccola della mia, sicuro, eh. Sì. Mano da bimbo. E qua c'è un'altra strisciata. E qua, però... esatto, vedi qui? Sì, la vedo. Ma è pieno, comunque, ci sono un sacco di segni. Vieni di qua, wow. Paolo, la vedi? E là, all'ingresso. All'ingresso. Che sì. Esce fuori. Ah, sì, sì, lo vedo. Rivelare. Perché ci dovrebbe essere una manata di un bambino lì per terra così? Non ne ho la più pallida idea. Cos'è? Chi è che batte? Chi è che batte? Hai sentito? Mm? Sì. Lo puoi fare di nuovo? Sei qui? E ha il rumore di un mobile. Di un mobile? Di un mobile, sì. Shh. Raga! Guardi qui! E su? Passi però, correva! Aspetta, hai sentito? Perché forse l'hai filmato, eh? Secondo me sì, perché non è silenzio. Oh mio Dio. C'è qualcuno? Raga, poi scoppiata una bomba. Qualcuno stava cercando qua. Raga! Ho detto il prima l'importanza di un cane. Cane. E c'è di nuovo casa. Lì un'impronta del qua. Cane. Sì. Piede! Raga! Con chi cazzo stiamo parlando? Raga, c'è una musica. Ti giuro, sembra un no, no, non ci credo. Porca. Minchia, c'è una sedia a rotelle. Oh? Ma cosa hai comprato? Ma posso dirti che neanche se mi impegnavo a trovare una roba così. No, sai cos'era? No. Cos'era? Sì. Rumore di acqua. Cacchio. Acqua. Rumore di acqua. Della doccia. Non passerà acqua nei tubi da 25 anni, Porca vacca! Che cazzo dici? Non è vero, non è cazzo vero. Ti ho guardato, Paolo, no. Eri proprio immobile. L'ho filmato, raga, l'ho filmato. Tu eri così. Vai a cagare, guarda. Porca miseria, stavi guardando me. Io ti stavo guardando. Io lo stavo filmando. Cos'era? E che cazzo è? Non so, ma tu di qua qualcosa e cos'era? Sto legno spezzato. Raga, io non posso credere. Io sto male. C'era qualcosa che non andava in questa casa. E questo? Ah, una chiave! Senti, ma che cazzo ne sai se è una chiave? Senti. Eccola. Perché era un rumore ferroso. La chiave cade dalla porta, raga. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Raga, qua la chiave c'è. Appunto. E non è degli armadi. No.
o è morto qualcuno male qui dentro? Bravo, bravo. Oppure qualcuno è scappato dalla disperazione perché questa casa ha un'energia nera. Non ho parole di che cosa hai comprato. Non ho parole di che cosa hai comprato. Ma è surreale sta roba, cos'è? Io sono veramente sconvolta già. Neanche se la pensi, no, la faresti così. Solo voglio chiedermi se qua dentro... Ho provato ad attivare la tavola Ouija. Ah, bravo. Bravo. Ho chiesto cosa è successo in questa casa. Esatto. Che è quello che stavo cercando anch'io. Bravo. Forse... Ok, forse... Non risponde più. Forse cosa? Che cazzo è successo in questa casa? Che cosa è successo? Ma guarda i documenti che ci sono, Piero. Ho chiesto di nuovo cosa è successo in questa casa. Eh? E credo che mi stia dicendo Cosimo. Cosimo? Cosimo. Cosimo? Da? Damiano. Cosimo Damiano. Cosimo Damiano. Ma che cazzo? Cosimo Damiano. Oh, chi batte? Chi batte? Hai sentito? Chi batte? No. Se trovo un documento con scritto Cosimo Damiano, giuro che veramente... Guarda veramente. Allora, un documento lo troviamo sicuramente perché c'è tutto in questa casa. Mi chiesto la pazza questo qua, se un documento. C'è un Cosimo Damiano qua? Esatto. Che vuole raccontarci la sua storia? O magari è morto qua e non vuole che la sua casa vada in mano ad altri. Ah sì, a Gianmarco. Non capisco perché sono andato. Abbastanza. Ma allora a me sta rispondendo quelli che se ne sono andati? Secondo me anche. Hai capito? Ma dov'è Gian? Sono qua sopra, provo a darlo sbirciata nei documenti per capire se c'è qualcosa. Ah, ok. Passato. Passato? Passato. È tutto vecchissimo, sto documento qua del 78. Raga! Oh! Raga, va. Cosa? Da chi è firmato? È una D quella, eh. È una D. Hai ragione, è una la D. La seconda sicuramente. Una A. E questa con una I? Raga, sembra Damiano, però. Cazzo, raga, a vedere. Ma senti, mi sta battendo il cuore, c'è tipo una roba qua. Cacchio, cioè, a vedere così sembra. Ci può stare, ci può stare. Quella è una D, sicuro. Allora, quella raga, è una D. Se qualcuno sa... Decifrare la scrittura oppure è esperto di calligrafia, ci può far sapere se questo è Damiano, questa scritta, perché è la firma della lettera. È la parte finale. Raga, c'è un'energia troppo forte per essere è solo tanto forte, una persona malata. Capito. Ha parlato con... Questa con una lettera indirizzata a caro dottor Rigoni. Secondo voi è ancora in vita questo dottor Rigoni? Non lo so. È una lettera del 10 ottobre dell'83. Porca miseria. Porca miseria. Se sei dottore nell'83 sei già grande. Ora sono passati più di 40 anni. Ma quello che intendevo dire io è che l'energia di questa casa non è legata a magari un anziano morto di malattia. No, capito? No. C'è qualcosa in questa casa. Ah, ecco. Ma quello che secondo me è accaduto non riguarda i due che c'erano prima e sono scappati. Secondo me quelli che sono scappati di qui sono già scappati perché c'era qualcosa. Perché c'era già qualcosa. Hai capito? Sono d'accordo. Secondo me. Perché non scappi lasciando tutto così? No. Chi è che è scappato e ha lasciato la casa così? Ha bussato. Te lo giuro, erano tutti fermi mobili. Ho capito, hai capito. Di nuovo. È giù, di lì. Io ho sentito di qui, dietro. Posso dirti una roba? E quella lì più. Se c'è qualcosa, lasciamola qua fuori. Esatto. Gian! Non è vero. Non è vero. Ti è rimasta in mano? No, io vedi. Non è normale, raga. Posso dirlo che non è normale. Giuro, non è vero. Ho detto la chiudo qua dentro questa roba. Gian!
Hai tracciato qualcuno. Che cacchio dici? Gian, fidati. Lì, fidati. No, qua. No, qua. Raga, ma mi è rimasta in mano la maniglia appena ho detto che voglio rinchiudere quello che c'è qua dentro. Paolo. No, ma raga, ma voi non potete capire. Ma scusate. Paolo, sei sicuro che non eravamo noi? Infatti, non ero noi che facevamo ombra. Esatto. Dio santo, mi ribalto. Gian, per favore, puoi riguardare poi queste immagini quando arrivi a casa? Riguardo. Non sono io. Ma cazzo, non sono io. Non sono io. Sicuramente c'è qualcuno in staccata, però posso dire la verità? E domani dovrei incontrare il mio stalker. Ti hanno denunciato? Sì, sì, sono stato denunciato da te e anche da altre persone che seguivo. Puoi fare i nomi? Gli avvocati mi hanno detto che non posso parlarne.